Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco, la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. Per la pubblicità su Radio Staff, chiama il numero 340-7559-392. Non ci lasciare. La scelta vincente. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote, per accendere il cellulare, mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Anvedi un registratore a cassette, ma guarda quanti dischi, e quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70, fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre, altro che chattare con i social? Ma ricordi gli amici del muretto, giocare al flipper nel bar e la tua 500 dove tenevi il pallone e il plaid per andare al mare per stendersi sulla sabbia? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stapp Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Qui il segnale del nostro mixer, mi auguro che vada tutto bene. Ecco che sì, abbiamo un problema penso con la trasmissione, perché abbiamo i LED che, ecco, finalmente adesso lampeggiano. Allora io ripeto, casomai non avete ascoltato l'introduzione della puntata odierna. Allora buonasera a tutti, adesso no. Allora buonasera a tutti, bentrovati con Stapp Radio, puntata numero 83. Mi auguro che siate già pronti ad ascoltarci ormai puntualmente dalle ore 21 in poi in questa nuova edizione invernale 2016-2017, quindi da qualche settimana ormai, penso che era la puntata numero 72 dovrebbe essere, quindi sono trascorse già 10 puntate che andiamo in onda il lunedì, però dalle ore 21 in poi, quindi con la calma possibile soprattutto per chi si occupa di ballo, dei maestri di ballo, dei ballerini che hanno le lezioni intorno alle ore 19, possono comodamente tornare a casa e cominciare ad ascoltare in diretta il ballo in radio. Eccoci dopo un po' di tempo trascorso, dobbiamo dire, in modo un po' ballerino in tutti i punti di vista. Abbiamo vissuto anche qui nella capitale queste scosse di terremoto che ci hanno sicuramente messo paura, senz'altro, specie noi principalmente del ballo di radio, che abitiamo ai piani alti dei grattacieli periferici, e quindi abbiamo veramente ballato, è il caso di dire, tanto per ironizzare, ma abbiamo avuto paura. E poi anche ieri ero proprio nelle zone dove è arrivato questo uragano vero e proprio. Ero a Fontevivola, avevamo appena terminato la pomeriggio di canto, era la gara di canto, sono stato in giuria a giudicare i cantanti con il gruppo Luna,
veramente straordinaria come giornata, e poi si sono fatte subito alle 16:30-17 un nubifragio sulla zona. Ho detto, beh, aspettiamo, prendiamoci un caffè, aspettiamo che questa pioggia va via, e abbiamo deciso di aspettare. Non oso pensare se invece con l'incoscienza che magari avrei avuto magari 10 anni o 20 anni prima, quando ero più giovane, che non avevo paura delle condizioni meteorologiche, mi fossi incamminato sulla Cassia Bis. Sapete poi quello che è successo, e quindi poi sono passato proprio lì dove è accaduta la tragedia, e veramente ci sono venuti i brividi. E poi non è finita, perché dopo da lì avevamo la serata alla Vela di Ladispoli. E quindi, tornando poi alla Dispoli a trovare gli altri amici per continuare la serata, abbiamo visto che la serata era saltata, quindi l'uragano proprio, non so se venendo dal mare, adesso non mi sono informato perché credo che venisse dal mare, ha passato per la Dispoli, che ha creato quello che ha creato. Pensate che io stavo in vacanza proprio lì di fronte a quel palazzo che è crollato per tantissimi anni. Da chi mi conosce di La Dispoli lo sa, mi avrà visto tante volte lì da quelle parti, proprio lì nella piazza del mercato, e lì siamo stati dall'85 fino al 2006-2007, quindi per tanti anni, e un mese di vacanze La Dispoli è proprio lì sulla piazza del mercato, dove c'è quel famoso bar del Piccadilly che la sera suonavano, e lì quel palazzo sventrato dall'uragano. E quindi ho avuto questa doppia combinazione, quindi da Cesano a lì, non so, un filo, un segno del destino, e per fortuna ci è andata bene. E allora scampato questo, e non oso pensare ai danni, a tutto quello, alle tragedie, perché poi sono tragedie queste che si sono verificate, e prendiamo blandamente la nostra trasmissione, assente da una settimana per le gare di ballo, poi per la festività dei santi, e quindi cerchiamo di ritornare fino a questo mese di dicembre, che sarà molto pieno. Ecco, fino a novembre, mese di dicembre, per noi del ballo in TV, ballo in radio, sarà veramente pieno di appuntamenti. Allora, innanzitutto cominciamo a presentare ai nostri radioascoltatori quello che è il resoconto del lavoro svolto in queste settimane che non ci siamo sentiti. Innanzitutto stiamo svolgendo queste serate a ranking di canto per coloro che amano cantare. Sono tantissimi, so che molte balere, molti ristoranti locali ormai si sono dati al canto. Sembra che il ballo sia messo in secondo piano, addirittura sono stato contattato anche da altri locali da ballo che vorrebbero, che ne so, fare queste cose che stiamo sviluppando nella zona del Viterbese con tanto successo, perché di queste gare canore ne parla il Corriere di Viterbo, ne parla Tuscia TV, ne parlano un po' tutti lì nella zona. Poi sapete, la provincia di Viterbo non è come Roma, che ha la capitale con 5, 6 milioni, 7 milioni di abitanti. Insomma, Viterbo non so quante migliaia di persone ha, non so, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, ma non arriva mai ai 7 milioni della capitale. E quindi si sta divulgando veramente alla grande questa idea delle cover. Abbiamo avuto la cover di Celentano con Tony Caporale, che veramente, poi non so se avete visto le fotografie che abbiamo postato, i filmati. Domani sera dovremmo trasmettere su Musicando il Ballo in TV il filmato, ecco, di queste cover che sono straordinari. Poi invece sabato questo qui di questo fine settimana, sono stato al CSA Vitinia per premiare le Tartarughe Sprint. Allora, per seguire quanto io vi sto annunciando qui alla radio, potete andare in tempo reale sul gruppo pubblico di Facebook Amici Club Amici di Musicando, e trovate quanto di bello attraverso fotografie, attraverso video abbiamo svolto in queste settimane. Ecco, se voi scorrete il gruppo Facebook, innanzitutto c'è la pagina che dice "Siamo in diretta adesso, collegatevi con stapparadio.it". Se vuoi parlare in diretta telefonica, invia un messaggio su Facebook con il vostro numero telefonico. Noi vi richiamiamo e vi mandiamo in diretta. Se magari volete pubblicizzare i vostri eventi, le vostre serate di ballo, le vostre competizioni di ballo sportivo, spettacoli, insomma tutto quello che volete, gratuitamente vi mando in diretta telefonica, e quindi potete parlare, possiamo dialogare delle problematiche di ballo, spettacolo, quello che volete voi. Insomma, siamo un programma aperto, non abbiamo, diciamo, problemi a
darvi questa possibilità di promuovere i vostri eventi. Poi, se scorrete ancora, trovate qui queste fotografie dove ci sono io molto sconvolto perché 3 giorni che non dormo. Sono con Maria Grazia Pastoris del Centro Vitigna, direttrice artistica, i quali da un paio di anni hanno partecipato al Gran Premio del Lazio, sia come gruppo, come Tartarughe Sprint, come club, e sia come CSA, come Centro Sociale Anziani. Hanno vinto il campionato un paio di anni fa, ma in questo campionato appena terminato si sono comportati bene perché hanno realizzato dei mini musical. E come FIBES, Coordinamento Roma, siamo soliti ogni anno dare il premio fedeltà a quei club che riescono ad essere presenti in tutte le competizioni del campionato. Poi diamo anche altri premi speciali, e questo viene dato alla prima giornata del nuovo campionato. E abbiamo avuto un problema tecnico alla Coppa FIBES del 23 ottobre, ci siamo dimenticati il trofeo, quindi in ufficio. Allora ho detto, ve lo vengo a portare con tanto di festa direttamente alla sede del vostro club. Quindi sabato ci hanno invitato, ma è stata una serata straordinaria, perché come vedete dalle foto, adesso vi leggo quanto abbiamo pubblicato. Premio Creatività Coreografica FIBES, consegnato sabato 5 novembre il prestigioso trofeo presso la sede del club Tartarughe Sprint di Roma Vitinia, assegnato al club come il più creativo al Gran Premio del Lazio dello scorso anno per aver presentato in gara alcuni mini musical elaborati e divertenti. Complimenti al club e ai loro coreografi Maria Grazia Pastoris e Mirella Barocci. La serata è continuata con una festa in maschera con le tradizioni della romanità, con rugantini, romanini e la società dei magnaccioni. Vi ringraziamo per la bella serata trascorsa e arrivederci alla prossima gara del campionato di ballo. Allora, questo club è straordinario, mi hanno fatto vedere gli armati con i costumi, si travestono in tutti i modi possibili, poi hanno anche gli oggetti, gli accessori scenografici, hanno ripescato, pensate, quelle tradizioni della vecchia romanità che non ci sono più nemmeno ai castelli, nemmeno ad Ariccia, a Genzano, che erano famose queste fraschette, le osterie. Loro hanno ricreato con gli abiti tutto questo, hanno creato 3 sketch, quindi hanno cantato la società dei magnaccioni, quindi con l'host, con, vedete qui l'host lì con le salsicce al collo, con così, tutti quegli oggetti particolari, bere, mangiare, cantare, e soprattutto con gli abiti romani. Quindi poi hanno cantato la romanina, hanno cantato poi altri pezzi storici della romanità, una romanità che si sta perdendo. Ma sapete qual è la cosa più straordinaria? Che tutto questo, questa romanità, è stata organizzata da Maria Grazia, che è piemontese, che è torinese. Insomma, dobbiamo far recuperare la nostra romanità a una persona di Torino, grandemente integrata qui con la romanità, alla quale piace così la città, quindi è più romana, lei mi dice, che torinese. Peccato, io ho realizzato l'intervista con Maria Grazia, peccato che per un problema tecnico non è possibile mandarla in onda questa sera. Però entriamo subito in argomento e cominciamo anche a parlare di ballo, perché a proposito di CSA sta per cominciare il nuovo campionato del Gran Premio del Lazio, con tutte le categorie, la seconda, il Festival dei Ricordi, il premio APE e soprattutto anche il campionato ufficiale per CSA, per Centri Anziani Sociali, campionato di ballo. Per cui appello in questo istante a tutti i centri anziani, a tutti coloro che in qualche modo praticano i centri anziani di Roma e del Lazio, vi posso dire che, già vi posso dare la data, che domenica 11 dicembre ci sarà una gara speciale, il Gran Premio del Lazio, che sarà denominato Gran Premio di Natale per l'occasione, perché siamo sotto Natale, dove appunto ci sarà la prima giornata del campionato per i CSA. Guardate che questo ormai si svolge da ben 3 anni ed è il primo e unico campionato di ballo ufficiale di una federazione, quindi federale a tutti gli effetti, riservato ai CSA. Ed è un'occasione per questi centri per
per integrarsi anche con l'esterno, per non ballare magari sempre all'interno del loro centro, ma per conoscere altre realtà, come hanno fatto questi straordinari amici di Vitinia, che poi sono venuti il 23 ottobre a praticare per il secondo anno la Coppa Fibes. Hanno giocato in gara con la Patti Dance, che la consideriamo al Gran Premio del Lazio la nostra Juventus del campionato di ballo, paragonando al calcio, perché vince tutto, è plurititolata, ha vinto lo scorso anno la Coppa Fibes, l'ha vinta anche quest'anno, e quindi, però il Tartarughe Sprint sono arrivati secondi. Dovremmo pubblicare tra qualche giorno i risultati della Coppa Fibes sul sito ufficiale, ve lo do, comunque potete già andare a vedere, c'è qualche anteprima, fibesroma.altervista.org, oppure tutti avete Google, sul motore di ricerca cliccate Coppa Fibes, quindi poi andate a cliccare che automaticamente vi porta nel sito ufficiale con tutte le notizie della Coppa Fibes. Però grande serata, quindi poi Amatriciana, abbiamo cenato insieme, ci siamo divertiti, è stato ospite un tenore che ha cantato altre canzoni romane, insomma veramente una bella serata. Un club così, un CSA così attivo, è difficile da trovare. Poi è un centro che va anche all'esterno, non si rinchiude all'interno delle loro quattro mura a praticare attività, vanno veramente ovunque e soprattutto sono molto creativi, perché nei campionati passati si sono travestiti da zombie, da preti, da monache, hanno fatto veramente non balletti cosiddetti di gruppo, ma addirittura dei mini musical con accessori scenografici, con costumi. Uno dei pochi club che ha questa voglia di mascherarsi e di giocare in questo modo con la musica, con le gare di ballo, e soprattutto questo dà grande divertimento non solo a chi guarda da fuori, ma per loro stessi. Poi certo, chi guarda da fuori questi spettacoli sono veramente straordinari, ma ci sono persone di 70, 80, ho conosciuto due persone di 95 anni che ancora ballano, ma è una cosa straordinaria, quindi complimenti a voi. Io però ho fatto di più, non è venuta l'intervista di Maria Grazia che ci parlava del premio, un po' della sua città di Torino, ma vediamo di recuperare questa intervista magari con un intervento telefonico nella prossima trasmissione. Però ho intervistato il coordinatore dei centri anziani del nono municipio e quindi ci ha raccontato che questi centri, questi CSA della capitale, adesso col cambio della nuova amministrazione, hanno dei problemi, grossi problemi. Pensare che molti centri non hanno ancora praticato le lezioni per creare il coordinatore municipale, ma non c'è nemmeno il coordinatore cittadino. Insomma, viaggiano un po' così alla deriva, hanno molte problematiche, quindi come programma di informazione sociale e culturale come il ballo in TV, ballo in radio, e soprattutto visto che si organizza ufficialmente come Fibes il campionato ufficiale per centri anziani, poi tutti gli altri potranno copiare, lo potranno rifare, ma sono già 3 anni che viene svolto in modo ufficiale, in modo federale, questo campionato per CSA. Mi sembra opportuno dare attenzione alle problematiche che hanno questi CSA, per cui adesso immediatamente passa il servizio che ho realizzato proprio sabato, l'intervista a Michele De Maio, che è il coordinatore del nono municipio dei CSA. Ascoltiamo cosa ci racconta e quindi poi torneremo ancora per analizzare le problematiche e questi aspetti, e poi piano piano cominciamo nella puntata di questa sera a entrare negli argomenti di ballo e danza, ballo da gara, problematiche che sono veramente irrisolte. Io mi accorgo, parlando con gli operatori del ballo, che è difficile risolvere i problemi del ballo da gara. Comunque adesso una cosa per volta, cominciamo a parlare dei CSA, del ballo anche all'interno dei centri anziani sociali. Prego regia con il servizio. Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Questa occasione qui al centro Vitinia abbiamo il coordinatore dei centri del nono municipio, Michele De Maio. Buonasera Michele, grazie per l'accoglienza ancora una volta. Noi abbiamo parlato più volte che questa denominazione CSA ci calza poco bene. So che tu sei promotore di un cambiamento verso le istituzioni di questa denominazione dei centri anziani. Ho sentito dire che c'è questa voglia di chiamarle case, puoi specificare meglio? Sì, in pratica che cosa succede? Che l'aggettivo anziani non piace a tutti, perché ci sono persone che anche a 80 anni e passa non si sentono anziani. Qua stasera abbiamo
due espressioni, cioè abbiamo due persone di 95 anni, Anna e Guido, ecco, grazie. Guido hanno 95 anni per ognuno e vederli ballare il valzer alla loro maniera per me è un qualche cosa che mi apre il cuore. Cui questa parola anziani evidentemente suona un po' storta, perché molte persone a 60 anni, soprattutto 55 anni che è l'età minima per potersi iscrivere, non si sentono anziani. Allora ho coniato un qualche cosa di diverso, casa, perché dall'idea di avere un luogo comune dove socializzare, la maggior parte di questi sono, come ho detto, soli. E poi si dice centri di aggregazione attiva e solidale, dove non si perde l'appellativo sociale, perché i centri anziani sono nati a proprio svolgono un ruolo sociale. Esatto. Ma il problema è che oggi come oggi, a 80 anni, si è capaci di dare tanto di sé, soprattutto con le esperienze maturate. E quindi di conseguenza sarebbe il caso di cambiare questo nome, allargandolo a tutti i centri. Sono sicuro che da 100.000 quanto siamo, arriveremo di sicuro a raddoppiare in breve. Senti Michele, quanti sono ufficialmente i centri anziani della capitale? Parliamo di solo Roma. I centri anziani della capitale sono 148 riconosciuti ufficialmente. In realtà ci sono anche altri centri che stanno, sì, sono tutti autonomi, perché chiaramente in un momento di ristrettezze economiche tutti devono essere autonomi, altrimenti non si va da nessuna parte. Allargando il conto anche a dei centri che stanno nascendo, potremmo arrivare a 153 centri sparsi su tutto il territorio di Roma Capitale. Ecco, quindi tu hai il compito di coordinare i centri del nono municipio, quindi altri coordinatori per ogni municipio, e quindi vi riunite anche per discutere quello che sono le problematiche e varie ordini del giorno poi da eventualmente portare all'attenzione di chi di competenza. È vero, tutto quello che stai dicendo è vero. C'è però un problema attualmente, che i municipi sono 15, quindi esistono 15 coordinatori municipali. In realtà non è così, dovrebbero esistere, ma per un regolamento presente che in questo momento fa falle da molte parti, fa acqua da molte parti, perché fatto nel 2010 con altri tempi, con un'altra situazione socio-economica, deve essere cambiata al più presto. E allora che cosa permette? Permette che qualche municipio non provveda neanche all'elezione del coordinatore municipale. Quindi in realtà in questo momento ci sono municipi che non hanno, ma la cosa peggiore è che non c'è il coordinatore cittadino. Perché? Perché con la situazione che si è venuta a verificare fra due amministrazioni non c'è stato il tempo di fare le elezioni per il nuovo coordinatore cittadino. Quindi manca in pratica il nucleo centrale. Quindi il vostro lavoro è un po' difficoltoso perché navigate a vista praticamente. Navighiamo a vista e con le possibilità, le poche risorse che ci sono. Con le poche risorse che ci sono e con le possibilità che ognuno di noi può produrre. Veramente un'ultima cosa, ma i privati partecipano in qualche modo con qualche sovvenzione, con qualche aiuto, oppure vedono questi centri sempre come qualcosa da cui prendere invece accalappiare per loro stessi? In realtà è come hai detto la seconda parte, cioè ognuno cerca di prendere al momento, proprio perché manca un regolamento, mancano delle regole valide per tutti. Ma il problema è che i centri, proprio perché si devono autogestire e autodifendere in questa maniera, che cosa succede? Succede che molti di questi non si aprono all'esterno. E in realtà invece dovrebbe essere tutto il contrario, perché tipo Vitigna, dove siamo, ecco, questo è il luogo di aggregazione unico, dopo di questo c'è solamente l'oratorio. Cioè Vitigna non ha altro, non ha neanche un giardino pubblico in cui poter ospitare i bambini con i loro giochi, non ha neanche quello. E questa situazione è parallela a quella di altri centri. Ma è un qualche cosa che ci stiamo lavorando, ci stiamo sforzando. E spero che nel tempo qualcosa si arrivi a definire. Michele, io ti ringrazio, il problema è complesso. Attraverso, diciamo, questa intervista vogliamo sensibilizzare chi di competenza magari a cercare nel suo possibile di dare un aiuto per quanto necessario a queste strutture importanti per il tessuto sociale. Anche perché l'invecchiamento è un le aspettative di vita sono oramai allargate, uno si deve preoccupare che si va sempre più avanti, fortunatamente nell'età, e quindi io penso che i centri anziani dovranno per il futuro
prendere un aspetto sempre più significativo in un settore alquanto delicato che è quello degli anziani, anche sotto il profilo sanitario, cioè un'attività preventiva libererebbe le tante geriatrie presenti negli ospedali dai tanti che si accalcano perché sono soli e non sanno. Invece un'attività di medicina preventiva aiuterebbe molti a casa, liberando gli ospedali per le questioni più cagionevoli. Miguel, promettiamo di ritornare avendo più tempo su questi argomenti. Intanto grazie ancora per l'accoglienza e alla prossima occasione. Grazie a voi e quando venite siete sempre benvenuti. Grazie. Di più di un programma televisivo c'è Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV. Notizie, servizi, telecronache, interviste, giochi, attualità e non solo. Musicando, il primo settimanale di informazione sotto il segno del ballo. Torniamo in diretta, in questo momento sono le 21:28 minuti primi, sempre in diretta con Radio Stap. Salutiamo anche gli amici che ci ascolteranno in replica il giovedì sera su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, quindi in questo momento è diretta, però anche gli amici del giovedì sera che seguono magari in differita la nostra trasmissione. E allora queste sono le problematiche dei CSA, come avete sentito sono molto complesse, ampie, mancano delle vere e proprie regolamentazioni. C'è questa idea qui lanciata dal coordinatore del nono municipio di ridenominare questi CSA, perché insomma ormai anziani a 55 anni età minima per iscriversi, ma io la porterei a 60, poi aprirei questi centri magari non anche a coloro che hanno età più giovani, da 40 in su, magari per i servizi, per le informazioni, per altre cose, però l'appartenenza diretta io la porterei da 60 anni in su ormai, insomma, vediamo che abbiamo persone che a 70 anni sono, voglio dire, giovani, ma lo vediamo nelle strade, nelle nostre competizioni di ballo in giro. Ormai la vita si è allungata in maniera incredibile, anche le pensioni, il lavoro, ecco la famosa legge Fornero, che non voglio entrare nella politica perché però ecco, da qui è qualcosa che noi nel ballo ne discutiamo da sempre. Questo vale per le persone adulte che erroneamente si chiamano anziani, ma vale anche per i giovani, perché adesso la struttura fisica del giovane non è più come quando eravamo noi giovani, 30 anni fa, che eravamo piccolini, di bassa statura. Adesso signorini e signorine a 12 anni sembra che ne hanno 20, per cui la società sotto questo profilo, tessuto sociale, è cambiato, si è modificato, quindi sia il giovane quanto l'adulto, le aspettative di vita sono allungate, lo vediamo, e allora anche tutto il resto, quello che regola la nostra società, il nostro tessuto sociale, deve essere adeguato a questi cambiamenti che naturalmente ci sono nel corso dei decenni. E quindi ecco perché c'è questa lodevole iniziativa di chiamarli casa e non più CSA, centri sociali anziani o centri anziani, per cui credo che sia veramente un'iniziativa da portare avanti, però come abbiamo ascoltato da un coordinatore, vengono a mancare negli altri municipi addirittura le figure dei coordinatori, oppure a me dispiace dirlo, però certe volte anche noi quando abbiamo girato i vari coordinamenti dei CSA abbiamo trovato, mi dispiace dire, persone inadeguate, persone che magari non hanno, diciamo le cose come stanno senza peli sulla lingua, abbiamo incontrato dei coordinatori che non sanno nemmeno di che cosa, qual era l'argomento in merito che noi eravamo soliti presentare, quindi un campionato di ballo, come si sviluppa la socialità, quindi sono veramente chiusi proprio perché certe persone a capo di queste strutture che sono importanti, questi ruoli più che strutture, devono avere un minimo di competenza, soprattutto persone anche, diciamo la verità, un po' giovani, che possano muoversi, possano veramente dare quello che serve sotto il fattore dell'energia e dell'interessamento per il centro stesso. Allora un attimo di musica, vediamo se c'è un contatto telefonico.
Niente, allora falso allarme, non era una telefonata per la diretta, era una telefonata così di servizio, come si dice, e continuiamo la puntata 83 del Ballo e Radio. Quindi abbiamo toccato questo problema di CSA, perché? Perché nei centri anziani si balla, ormai i centri anziani sono diventate scuole di ballo, sono diventate baleri, io lo dico da tantissimi anni, e fanno anche una sorta di concorrenza alle sale da ballo. Ecco, io proprio ieri ho parlato con alcuni gestori e mi stavano dicendo, beh, è una concorrenza, se vogliamo, in qualche modo sleale, perché loro hanno certe agevolazioni che noi non abbiamo. E allora ecco, da qui poi brillante l'idea qui del coordinatore del nono municipio, quando dice che i centri devono aprirsi al territorio, non devono rimanere chiusi a svolgere le loro attività solamente all'interno del loro centro. Ecco perché poi è nata anche in Fibes anni fa l'idea di fare un campionato interregionale o regionale dedicato ai CSA, per farli muovere, non fare la solita gitarella al santuario di turno, giusto, ci vuole anche quella, però anche per integrarsi con le altre generazioni. Per esempio, il campionato CSA Fibes consente di far ballare queste persone di una certa età, cosiddette adulte, insieme ai giovani, quindi un ballo per adulti insieme a un ballo con le classi di età più giovani. Questa è l'integrazione che ci vuole, perché altrimenti poi diventa ghettizzante, come più volte abbiamo detto e come è emerso anche dalla denominazione dei centri, perché questa parola anziana, diciamo la verità, è ghettizzante poi per questa fascia di persone che hanno tanto da dare come esperienza, come saggezza, come ancora come persone vere e proprie. Quindi, visto che siamo un'Italia che invecchia sempre più, che i giovani sono sempre meno, e dobbiamo un po' tutelare queste figure, ecco perché anche noi ci accaloriamo dietro questa trasmissione. E poi tutto questo si ripercuote anche nelle competizioni di ballo. Perché? Perché vediamo che spesso nelle competizioni di ballo vediamo categorie principalmente di adulti, non ci sono più i giovani che ballano. Più volte lo abbiamo analizzato con le dirette, con le telefonate, con altri maestri di ballo che intervengono, altri esponenti di federazione che lo dicono. È vero, ci sono categorie over 70, addirittura competitori di 75 anni che ancora ballano. Questo perché? Perché l'Italia, purtroppo, le politiche che sono state svolte non sono a favore dei giovani, ma sono, non sono politiche. Vabbè, ma questa sera, lungi da me dal parlare di politica, però bisogna anche, poi diciamo la verità, tutto è politica, anche il fatto che io vi sto parlando da questo microfono è politica, però la politica, quella intesa come leggi, come gazzette ufficiali, come quello che viene deciso per regolare quello che è la nostra nazione, lo voglio tenere un attimo fuori, visto quello che sta succedendo, lo vediamo ogni sera, ogni giorno dai vari telegiornali. Veniamo a noi a parlare di ballo, e quindi chiudiamo la parentesi dei CSA invitando tutti i vari centri, visto che ci sono anche persone, semplicemente dei ballerini che mi stanno ascoltando, che magari fanno parte dei centri anziani, cominciate a dire al vostro presidente, al vostro maestro di ballo che c'ha lì il fortino nel centro, nel CSA, e che non vi porta mai fuori a ballare perché dice che non siete preparati, informate i vostri maestri a dire: guardate che c'è una federazione che da diversi anni fa il campionato CSA, maestro, perché non ci andiamo? Io ci voglio andare. Il maestro dice di no. Allora sapete che fate? Come fanno tanti altri ballerini di altri centri. Per esempio, c'è un centro di quello che sta via Cardano, a Piazza Meucci, zona Marconi. Abbiamo portato lì le locandine, le abbiamo invitati. I maestri non vengono, non portano gli allievi. Alcuni ballerini si sono staccati dai loro maestri e vengono autonomamente a fare il campionato del Gran Premio del Lazio. Ecco, io questo che vorrei: se i vostri maestri non vi portano a ballare nei campionati federali riservati a voi, staccatevi, tanto il ballo è libero, non è che voi avete firmato un contratto che dovete venire a ballare con i vostri maestri. Se i vostri maestri vi privano di un'esperienza così bella, lo potete liberamente fare voi. Venite in Fibes, vi facciamo la tessera, l'assicurazione, fate il campionato e fate il Gran Premio del Lazio. Ecco perché adesso la nostra politica radiofonica di informazione, anzi, come dice De Angelis, il direttore della rete,
E dice: Tony, tu perché scrivi programma trasmissione di controinformazione? Perché dobbiamo fare la controinformazione, perché se il vostro maestro di ballo vi preclude l'esperienza di andare a ballare col gruppo, con la scuola, col CSA, col centro anziani, con quello che è, e voi magari avete voglia di fare esperienza, e voi vi staccate, ci venite da soli, oppure prendete i vostri amici, fate in gruppetto autonomamente da quello che sono le decisioni imposte dal vostro maestro, che poi bisogna vedere come è messo lì, chi ce l'ha messo lì. Conosciamo maestri che hanno 4-5 centri, e questo non può essere. Nei centri anziani, visto che sono strutture pubbliche, bisognerebbe entrare per concorso a fare i maestri di ballo. Bisognerebbe fare delle graduatorie, chi merita. No, che per 10 anni c'è sempre la stessa persona in questi centri pubblici e insegna sempre la stessa persona per 10 anni. Poi è chiaro che si crea l'amicizia, che il maestro poi diventa amico con gli allievi, ma non è più una scuola di ballo, diventa un ritrovo. La scuola di ballo è un'altra cosa, lo abbiamo più detto in certe circostanze. Allora, parlando direttamente ai ballerini, bypassando i maestri, tagliandoli fuori, perché noi più volte da tanti anni siamo andati a pregare i maestri: maestro, guardate che c'è questa bella possibilità di fare questo, e no, ma non siamo pronti, ma io sono tesserato con quella federazione, non posso venire, ma io sono di là. Ah sì, è così. Allora si è deciso di bypassare queste persone che mettono gli steccati. E quindi, amici ballerini, singoli ballerini, venite voi da soli, lasciate queste persone che non vi permettono di ampliare quello che è la vostra conoscenza, quello che è la vostra esperienza, quello che è il vostro divertimento. Maestro, ma se io mi voglio andare a ballare lì al Gran Premio della divertirmi e tu non vuoi venire, non mi ci porti, perché non lo posso fare? Io ci vado. Vieni in federazione, rifai la tessera, rifai l'iscrizione come gruppo, come coppia, come singolo ballerino, e partecipi e fai questa esperienza, o di CSA o di altre competizioni, ce ne sono 12. Ecco perché l'appello che faccio è rivolto questa volta ai singoli ballerini. E per le classi dei giovani facciamo appello anche ai genitori dei bambini. Spesso i maestri dicono: eh no, ma lì non ce li portiamo perché lì è lontano, perché lì non va bene, quando poi sono i genitori che pagano tutto per i giovani ragazzi che ballano, per le classi più giovanili. Allora voi genitori avete il ruolo in capitolo di dire: beh, io prendo i miei ragazzi, li faccio fare l'affiliazione, la tessera, perché l'assicurazione è obbligatoria, e li porto io a ballare nelle competizioni. Anche perché ci siamo accorti, abbiamo cominciato a fare un po' un sondaggio, abbiamo fatto una riunione in federazione proprio sabato mattina, e abbiamo visto che, per esempio, le quote di iscrizioni del Gran Premio del Lazio, della Fibes Roma, sono le più basse d'Italia. Cioè siamo a una quota basica di 6 euro. Tant'è vero, ci siamo messi a parlare con dei maestri di altre federazioni, dico: ma così bassi siete? Eh sì, siamo così bassi. E allora, motivo in più per partecipare a quello che è un divertimento sano e puro. Ora, questo è per integrare quello che sono le discussioni del mondo del ballo. Le integriamo con quanto di bello abbiamo svolto in questa settimana. Quindi abbiamo effettuato delle riunioni, sono stati stilati i calendari di gare, e ve ne do subito una prossimamente: domenica 27 novembre prossimo a Gaeta, Palazzetto dello Sport di Gaeta, quello che si trova sul lungomare, ci sarà il Festival Nazionale Fibes organizzato dal Coordinamento Lazio. E quindi una gara che prevede tutte le discipline, sia per coppie sia per balli in gruppo, a partire dal mattino dalle ore 10, quindi con le categorie dei più giovani, andando avanti a fasce di età, perché il palazzetto può contenere non più di 300 persone, quindi si farà dalle 10 del mattino le categorie fino a 10 anni, poi andando avanti entrano ed escono i vari competitori di varie fasce, così fino a tarda sera si potranno effettuare le gare con le categorie di adulti. E vi dico subito che mi hanno chiamato a presentare il cerimoniale di apertura, quindi saremo presenti anche lì, e ovviamente quindi ci sarà tutto il coordinamento Roma, il coordinamento nazionale,
E questo perché il Palazzetto San Pietro, dove per 5 anni si è svolto il Festival Città di Formia, è inagibile per la nuova amministrazione, per sapere poi scade il permesso di gestione all'associazione che lo detiene, quindi bisogna rifare la gara, insomma tutte queste problematiche di queste strutture. Ecco perché lo sport in Italia non decolla, perché ci sono queste problematiche lacci e lacciuoli burocratiche, che poi una struttura come il Pala San Pietro quanto rimarrà inattivo a Formia? Un po', quindi poi c'è il degrado, poi bisogna riabbattere lì, c'è un problema con i posti a sedere, quindi hanno tirato giù le tribune, devono essere ricostruite, insomma le solite cose all'italiana. E quindi quest'anno la competizione del Festival del Golfo si svolge a Gaeta domenica 27 di novembre, a partire dal mattino dalle ore 10 vi aspettiamo. E poi si è pensato di partire, iniziare più che partire, perché il treno che parte non è la competizione che parte, quindi si è pensato di iniziare il campionato ranking del Gran Premio del Lazio l'11 di dicembre, con la prima gara che dovremmo svolgere ad Aprilia presso il Salone Satiricon, per cui la prima gara è in provincia di Latina, anche se è più vicino a Roma che Latina. E quindi diamo appuntamento agli amici che partecipano come ogni anno da 9 anni a questa parte al Gran Premio del Lazio. Prima si chiamava Trofeo Musicando dall'anno 2000, e quindi ci sarà la prima competizione con campionato CSA, con Festival dei Ricordi, Festival AP, ne parliamo però in maniera specifica nella prossima trasmissione, alla quale dedichiamo proprio un'intera puntata per questo campionato. E quindi però ricordate che si comincia il 27 di novembre a Gaeta col Festival nazionale di ballo spettacolo organizzato dal Coordinamento Lazio. Invece il Coordinamento Roma l'11 di dicembre ad Aprilia Salone Satiricon avrà la prima competizione quest'anno ufficiale del Gran Premio del Lazio. L'altra sarà a gennaio, l'ultima domenica di gennaio, 29 gennaio 2017. La seconda giornata si svolgerà al Salone Rondinella di Palestrina. Poi c'è tutto il calendario che credo comunque sia già esposto. Se andate sul sito fibesroma.altervista.org, cliccate nuovo Gran Premio del Lazio 2017, già penso che i ragazzi hanno pubblicato il calendario. Io mi fermo pochi secondi, diamo la linea al nostro tecnico del suono per il blocco pubblicitario e poi cominciamo a parlare di altri argomenti, cominciamo a parlare di ballo in coppia, parleremo di Liscio Unificato, Valzer Brillante e l'argomento prossimo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Tra le tante proposte, noi ti consigliamo l'affiliazione in FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione, detentrice dei marchi registrati per social dance, i balli di gruppo svolti con qualsivoglia denominazione. Affiliarsi in FIBES conviene, copertura assicurativa globale anche se balli in eventi organizzati da terzi, massimale elevato, franchigia ottimale, consulenza legale e costi molto ridotti e senza pagamento di alcuna retta annuale, vale 365 giorni dalla data della stipula. Allora, sei convinto che entrare in FIBES conviene? Contattaci subito. Visita il sito fibesroma.altervista.org. FIBES, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricche e interessanti con Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV, anno 18, ogni giovedì sera su canaledanza.com. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Seguila in rete. Per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 7559 392. Bene, questa è Radio Stab, torniamo in diretta, salutiamo anche gli amici di RDA Radio 1 che ci ritrasmette il giovedì sera, proprio quando gioca la Roma in Coppa. Vabbè, comunque poi si ascolta in podcasting, si ascolta anche dopo per tutta la giornata, quando si ha tempo si va a cliccare sui siti. Questa è una bella cosa, perché una volta ti perdevi la diretta e vabbè,
Vi ricordate, bisognava attaccare il videoregistratore per vedersi le puntate, adesso invece col podcasting ormai è una favola. Vabbè, noi abbiamo sperimentato il podcasting già nel 2004, siamo stati tra i primi, non appena la rete si è un po' diffusa, è diventata fruibile un po' per tutti, è stato possibile magari attraverso la tecnologia cominciare a trasmettere, lo abbiamo già fatto, per cui ormai, mamma mia, sono passati già 2004, 14, già 12 anni, e non sembra, questo tempo vola in un modo incredibile. A proposito di tempo che vola, mi sembra ieri che abbiamo fatto la festa di Stapp Radio, quando già tra poco più di un mese, il 15 di dicembre, ci sarà la festa della radio, sempre al quartiere Prenestino, in Viale Agosta, all'incontro ci sarà la festa della radio con tutti gli speaker, la festa poi per gli auguri natalizi, dove verranno gli ascoltatori, c'è il panettone, il gelato, queste cose qui, come abbiamo fatto a giugno in occasione della festa della radio. E quindi già questa la posso anticipare a tutti gli amici che vogliono venire, è martedì 15 dicembre al quartiere Prenestino, Viale Agosta, c'è la gelateria L'Incontro, molto bella, lì si sta bene anche d'inverno, è chiusa, gelato anche d'inverno, panettone, insomma queste cose qui, staremo insieme anche per un'altra volta. Mi sembra ieri, già sono passati 6 mesi, vedete come vola via questo tempo, è veramente in una maniera incredibile. Abbiamo tanti progetti che rimangono nel cassetto perché questo tempo è inesorabile, vola veramente via, invecchiamo, gli anni passano. Già col Gran Premio del Lazio siamo arrivati al 9° anno, mi sembra ieri, quando abbiamo cominciato, già 9 edizioni, no? Senza contare le altre del quando si chiamava Trofeo Musicante, abbiamo cominciato nel 2000, 99-2000, mamma mia, 16 anni. A proposito di anni, è passato prima il promo che ha detto il ballo in TV, ballo in radio, siamo arrivati al 19° anno, quindi ragazzi dello staff di Musicando, dobbiamo cambiare questo comunicato per dire che siamo nel 19° anno, non 18°. A proposito del ballo in TV, ballo in radio, la trasmissione Musicando adesso la gestisce Tuscia TV. Se voi andate su questo sito www.tusciatv.it trovate alcune programmazioni, alcune cose che riguardano il ballo. Noi continueremo a occuparci del telegiornale, continueremo a occuparci magari della storia di Musicando il ballo in TV, avremo prossimamente da trasmettere sui nostri canali, uno che è canaledanza.org, l'altro è Diretta Danza, abbiamo diversi canali, basta scrivere il ballo in TV in rete su Google ed esce prima di tutti, per cui non avete possibilità per non seguire le puntate televisive. A proposito di questo, ringraziamo quindi Tuscia TV che si è preso un po' i diritti, un po' marchi, loghi, porta avanti il ballo in TV. Noi adesso invece continuiamo, a proposito di TV, con qualcosa che continuiamo a gestire noi, per esempio quello che sono, la nostra grande idea che portiamo avanti dall'anno 2000, le lezioni di ballo televisive. Chi è che non si ricorda su Telesimpati quando nel 2002-2003 con Marco Anzellini, con la maestra Pina Spada, con la povera compianta maestra Ines che da un po' di tempo non è più con noi, ci ha lasciato purtroppo, e ancora sentiamo la mancanza di questa, il dolore per la mancanza di questa persona che nelle lezioni di ballo Musicando ha segnato veramente un'epoca. Stavano tutti i maestri la sera del mercoledì alle 22 a seguire, ma chissà cosa ci presenterà di nuovo la maestra, quale balletto potremo avere, quali sono le tendenze, perché non c'era la rete, non c'era internet. Adesso se tu clicchi su Google balli di gruppo, esce di tutto e di più, da cose carine a cose veramente pessime, esce veramente di tutto e non sai più a chi dare il resto, tutti un po', però dobbiamo dire tutti i balli un po' che si somigliano, perché col ballo in gruppo non è che ti puoi inventare molto, tutto già è stato inventato. Dal 1977 con La Febbre del Sabato Sera, con John Travolta che ci ballava l'Alligalli e la passeggiata dance, poi da lì non è che è cambiato molto, siamo andati avanti per 30 anni ballando sempre più o meno aperture, chiusure, giro, passi, saltelli, passo del famoso passo del Chiquito, che quello ormai è stato
trito, ritrito in tutte le salse. E allora che vogliamo fare? Ormai la creatività coreografica ce l'hanno i ragazzi del Tartarughe Sprint di Vitinia, che fanno questi balletti che sono straordinari, che non hanno nulla a che vedere con i balletti cosiddetti in linea. E quindi ecco perché hanno ricevuto questo premio particolare. Allora, quindi come lezioni di ballo, se voi andate su Facebook, gruppo pubblico Amici di Musicando, e scorrete il portale, oltre ai banner che annunciano la puntata di oggi, le fotografie, ecco qui, del Tartaruga Sprint, sono vestite da monache, lì c'è il prete, c'è, vabbè, insomma, è straordinario. Come fai a non premiare delle persone adulte che ancora hanno voglia di giocare come dei ragazzini? Le signore fanno vedere le gambe straordinarie. Allora, scorrete qui la pagina del Club Amici di Musicando, ecco qua, e vi imbattete in valzer brillante da gara, lezione di ballo con la spiegazione completa e con i passi dettagliati, e realizzata dalla trasmissione Musicando, la prima per lezione di ballo dal 1998. È un'idea per gli organizzatori di gare che vogliono rinnovare le competizioni eliminando il liscio unificato. Il valzer brillante è ottimo anche per il sabato sera in balera. Buona visione e buona lezione. Io non so, dunque non ce l'abbiamo sul, ecco, su quest'altra parte, quindi non possiamo far ascoltare la lezione di ballo. Ecco, non ci abbiamo pensato prima della trasmissione, perché perlomeno l'introduzione io avrei voluto farvela ascoltare. Non so se alziamo il volume, la possiamo far ascoltare tramite microfono? No, il tecnico mi dice di no, perché non abbiamo il collegamento diretto. Vabbè, pazienza, lo potete fare voi. Allora, andate a cliccare, già ho ottenuto, è un paio di giorni che l'abbiamo postata, già abbiamo ottenuto buoni contatti, non avendola pubblicizzata adeguatamente, quindi lo faremo magari nei prossimi giorni, a postarla su Twitter, su Google+, su tutti i vari social, così cominceranno ad aumentare i contatti. La lezione è stata realizzata dal tecnico maestro Armando Marcelli, con il quale già da diversi anni ci siamo messi a tavolino e abbiamo detto: ma sto liscio in Italia, che poi è una disciplina di ballo da gara che balliamo solo noi al mondo, solo in Italia, noi come organizzatori di gare balliamo il liscio, balliamo il mazurka. Tantissimi anni fa si ballava il valzer tradizionale e il polka, e poi qualcuno ha avuto la brillante idea, non so, io lo vorrei trovare sto scienziato, che ha preso il valzer di Vienna e lo ha inserito nel liscio. Per noi è uno scienziato, no? Uno che prende un ballo tecnico difficile, particolare, bello, straordinario, di clima, ma soprattutto difficile da imparare, e lo ha messo in mezzo a due balli molto popolari che fanno proprio, se sentite la musica del mazurka e del polka, questi balli fanno zumpa, pa, zumpa. Lui ci è andato a mettere, no? Dice, vabbè, facciamo il liscio unificato, unifichiamo il liscio con lo stan. Geniale, no? Veramente uno scienziato, questi signori che hanno avuto, per me sono così, in maniera bonaria. Allora, a nostro avviso, come dice, ma non era meglio, è una nostra idea personale e opinabile, no? Ma non è meglio ballare un valzer tradizionale, un brillante, un romagnolo, un liscio piemontese, un liscio ligure, un liscio filuziano, quello che volete voi, no? Valzer normale, la balera, che calza meglio insieme al mazurka, insieme al polka, no? No, invece tu prendi un valzer tecnico, particolare, con sonorità, tempistica, musicalità molto diverse da quello che è il tre quarti proprio del liscio, e lo vai a inserire in mezzo a due balli. Qual è stato il risultato del liscio unificato? Che il liscio non balla più nessuno in gara, lo ballano in pochi. Ed è questa una guerra, tra virgolette guerra, che io ho cominciato in maniera blanda a presentare già nel, quando entrai col ballo in TV, con Musicando, con Telesimpati, andai alle prime gare, questi organizzatori mi chiamavano e io sentivo la speaker che diceva: secondo ballo, valzer inglese.
poi finiva il liscio. Secondo ballo valzer viennese, chiamami maestro, senta, io era poco che ero entrato nella danza sportiva, perché prima ero nel classico, ero in tutt'altro mondo del ballo. Sì, maestro, ma non l'hanno ballato prima del liscio, perché lo ballano adesso? Eh no, perché abbiamo preso un ballo di quello, l'abbiamo messo là. A me sta cosa non l'ho mai digerita. Ho cominciato a parlarne, poi tutti sì, 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 però non mi davano una spiegazione tecnica, il perché, la motivazione. No? Tu mi dai un motivo e mi dici, guarda Mantineo, abbiamo preso un pezzo dello standard, lo abbiamo messo nel liscio perché c'è un motivo tecnico valido. Ma io sto motivo tecnico valido, analizzando libri, discussioni, riunioni, io non l'ho trovato e non sono convinto. Da qui l'idea, piano piano nel corso degli anni, di trovare quei maestri aperti a far rimettere il valzer tradizionale, ad abolire il liscio unificato. Ora, è chiaro che è un'idea difficile, ma piano piano, come la goccia cinese, ci stiamo riuscendo. Perché già alcune federazioni, alcuni comitati della Campania già cominciano a sentire, a guardare, forse questi qui del ballo in TV, del ballo in radio ci hanno ragione, forse magari se noi mettiamo un ballo più semplice la gente ritorna a ballare in gare liscio, forse magari anche le balere quando si fa il valzer si alzano dalla sedia e cominciano a ballare il valzer, forse è probabile che guadagniamo di più perché abbiamo un altro ballo da insegnare ai nostri allievi, forse riusciamo magari ad avere qualche iscrizione in più, forse qualcuno sta cominciando a comprendere che è meglio abolire il liscio unificato e rimettere mazurka, valzer brillante e polka. Ma non è tutto, perché col maestro Marcelli e con le altre riunioni con i nostri operatori abbiamo pensato, ma perché tre? C'è un altro ballo che sta fuori. E qual è questo ballo che sta fuori? È il foxtrot. E molti competitori, ma io già ballo il quick step, ma guarda che non è la stessa cosa. Tu prendi le figurazioni del foxtrot del ballo da sala, aggiungi qualche altra figurazione un po' più elaborata, facciamo un programma di gare, ne mettiamo quattro di balli nel liscio, facciamo, rivalutiamo la disciplina del liscio, aboliamo sto liscio unificato e facciamo mazurka, valse brillante, polka e foxtrot, così i balli di gara diventano 14 ed è una bella cosa, la gente si diverte. Io credo che se il pubblico già dalla balera comincia ad avvicinarsi con questi quattro balli, ne guadagna tutto il settore, questo che molti organizzatori di gare stentano a non capire. Che noi non è che lo facciamo noi perché siamo bravi, perché siamo tecnici, perché no, perché proprio è una realtà dei fatti che oggi il liscio non lo balla più. Me ne sono accorto quando ho organizzato tanti a 10 anni fa la festa di Musicando, ho organizzato il gran ballo, ho chiamato competitori col frac, ex competitori eccetera, abbiamo fatto una bella cosa a Fiano Romano, abbiamo le immagini, poi casomai ve le faccio rivedere. E abbiamo fatto il cerimoniale, la sfilata, tutto quanto, e poi ho cominciato, signori, in pista 30 secondi di riscaldamento con il valzer viennese, perché c'avevo le telecamere, la televisione, volevo far vedere sta pista con queste coppie che svolazzavano al viennese, tutti a sedere. Ho fatto una di quelle gare, di quegli errori così, ma io pensavo che la pista si sarebbe riempita di persone che con st'abito da ballo svolazzavano col viennese. Ho detto, ma non ho ballato nemmeno nello stand, no, tutti seduti. Avrei dovuto dire, riscaldiamoci con giro di mazurka. Allora sì, davanti alle telecamere credo che avrei fatto scena. Ho detto, ma poi sono andato a parlare, no, non lo balliamo più, noi balliamo solo un po' di liscio, facciamo un po' di latini, non ci va di riscaldarci col viennese. Certo, perché riprendendo quanto ho detto prima, è un ballo molto tecnico, almeno un paio di anni ci vogliono per poter imparare movimenti contrari, le pendenze, flecker, passo incrociato e quant'altro. Ora, ecco perché un ballo così tecnico deve rimanere solo ed esclusivamente nei balli standard, nei 5 balli standard. Ora, da qui la nostra idea, piano piano la goccia cinese sta cominciando a fare effetto, perché pare che qualcun altro
oltre che in Fibes Roma, stanno prendendo sto valzer brillante e lo annunciano anche alle loro gare. Qualcuno già lo fa in Campania, qualcun altro lo fa a Roma, noi lo cominciamo a fare. Il problema è arrivare ai grandi board, ai DS, tutte queste sigle, che se ne sono tante. Poi ogni giorno esce una sigla nuova. Ho saputo che è uscita fuori un'altra federazione di ballo nuova, un'altra ne sta uscendo nuova, insomma ancora più frastagliato il mondo del ballo sportivo. E quindi il problema è con questi signori che comandano un certo tipo di vapore e che sono gli ostacoli più difficili da abbattere sotto questo profilo. Ma io sono sicuro che, partendo dalla base, facendo leva non più sui maestri di ballo, ma sui competitori, sui genitori dei piccolini, su semplicemente chi balla, piano piano si riesce a scardinare, quindi dalla base di chi balla, si riesce a scardinare anche... c'è un problema, ci siamo in onda, sì, ecco, pare che sia tornato il segnale. Allora, stavo dicendo, se noi cominciamo dalla base a fare informazione corretta, a far comprendere al ballerino che, come dice il maestro Marcelli, ma perché pagare due volte lo stesso ballo? Dice, mi giudichi con lo stesso ballo nel liscio, poi io pago magari lo stesso ballo nello standard, ma che senso c'ha? Anche qui, anche questa è una cosa poi da valutare, no? E quindi non facciamo appello agli organizzatori delle gare, ai maestri delle scuole, eccetera, ma facciamo appello in questo istante ai ballerini. Voi ballerini che andate a pagare 50, 40 le iscrizioni, no? Magari fate tutte e tre le discipline, e quindi voi pagate per ballare due volte lo stesso ballo. Vi sembra normale? Vi sembra? No, io non è, può essere che è normale. Se qualcuno mi telefona qui, io gli do pure il telefono, se me lo spiega. Ecco, se mandate un messaggio e qualcuno me lo spiega telefonicamente, dice guarda che è giusto, che magari... Perché poi noi alle nostre riunioni abbiamo detto è come prendere il samba e farlo ballare nelle danze standard, ma che c'entra? Se tu prendi un samba e lo metti come sesto ballo nelle danze standard, che c'entra? E così tu prendi il viennese e lo metti nel liscio in mezzo a due balli così popolari, balli che si ballavano poi ai termini, alla fine del raccolto stagionale delle fattorie, no? Si metteva il grano e poi si faceva la festa se ballavano sti balli qui popolari. E tu ci vai a mettere in mezzo un ballo così altamente tecnico. Risultato che nessuno balla liscio. Allora bisogna ripartire da capo a riorganizzare il ballo sportivo da gara, partendo dalla cosa più semplice, dal liscio, e facendo pressione sui ballerini, su coloro che vanno a praticare le iscrizioni, su coloro che vanno a scuola, su chi alimenta questo settore. E quindi, amici ballerini, cominciate a riflettere, perché dicendo questo, come il maestro Marcelli, dice, ma voi mi avete fatto arrivare a questo? Io quando ballavo non mi rendevo conto che ballavo due volte la stessa cosa, e ballavo due volte la stessa cosa, ero giudicato due volte ballando in discipline diverse lo stesso ballo. E quindi questo, dice, sembra una piccola cosa, no, è importantissima. Perché se il ballo sportivo deve essere sport, queste sono le prime incongruenze da azzerare e cominciare a riscrivere tutti i regolamenti, come anche il giudizio che viene dato alle coppie. Ecco perché, come dice il professor Colarusso, non ha le caratteristiche per come inquadrare adesso questo ballo ad essere questa disciplina, che è il ballo, ad essere considerato uno sport ufficiale. Perché non entra nelle Olimpiadi? Perché le coppie ancora a certi livelli, stavo parlando con un organizzatore di gare proprio ieri, mi sono incontrato così casualmente con un altro organizzatore di un'altra federazione. Io, la prima cosa che gli ho detto, ma lo fate ancora il liscio unificato? Lui mi ha detto sì. Ho detto sì, fate il liscio unificato, ancora ballate due volte il viennese, una volta nel liscio e una volta nello... Lui mi ha detto sì. Ho detto, ma come giudicate le coppie? Come fate le eliminatorie? Ancora con la crocetta, con la preferenza? Dice sì, ancora, perché quando ci sono 12 coppie a portarla a 8, come fai? Come fai? Allora, mi metto sempre nei panni e quindi voglio far aprire occhio e orecchie. Ecco perché siamo una trasmissione scomoda noi, ecco perché siamo contro informazione, ecco perché
ci bucano le gomme delle macchine quando usciamo dalle balere, perché noi affrontiamo questi temi che non affronta nessuno, perché noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo la voce. Allora, amici ballerini, voi fate un viaggio per andare a fare una gara da una parte, vi spostate da una regione all'altra perché c'è una competizione, perché vi va di partecipare, abito da gara, viaggio, albergo, pranzo, iscrizione alla gara, attesa, fai un giro di pista, siete, che ne so, 24 coppie, lo speaker dice da 24 portarle a 12, da 24 fate il vostro minuto e mezzo, in un minuto e mezzo voi siete eliminati. Ci può stare che siete eliminati, avete ballato male, ma non sapete perché siete eliminati, perché quella crocetta non è come il calcio che dice tu hai perso 2-0 perché la squadra ti ha fatto 2 gol, tu hai perso come ha fatto la Roma col Bologna, ieri Bologna ha perso 3-0 perché la Roma gli ha fatto 3 gol. A te, amico ballerino, che hai viaggiato mezza Italia, hai pagato l'albergo, hai pagato una cifra di iscrizioni per accedere al palazzetto, tu, tua moglie, parenti e quant'altro, e ti hanno buttato fuori, ma tu non sai quanto hai totalizzato nella tua partita che hai giocato. Con la crocetta, ma quella crocetta che valore ha? Cosa indica? Dove hai sbagliato? Per esempio il Bologna ha sbagliato con la Roma perché non ha segnato gol. Si sa, lo sport è così, no? C'è una regola precisa che dice chi fa più reti vince. O per esempio negli altri sport, supponiamo il salto in lungo, il saltatore, la sua prestazione viene misurata in centimetri. Quindi uno è eliminato perché ha realizzato meno centimetri dell'avversario. L'avversario è stato più bravo perché ha saltato in lungo più centimetri, che sono 2, 3, 4, 5, quindi lì si sa perché c'è un'eliminazione. Nel ballo no, dice, io si sa perché io ho preso meno crocette di te, ho avuto meno preferenze, ma quando la tua preferenza è solo il tuo numero di che porti dietro le spalle cerchiato, e dov'è che tu hai sbagliato? Sei andato fuori tempo, hai sbagliato un programma di gara, non tenevi la postura, non so, ti sei inceppato, hai ballato un samba al posto del viennese, non si sa, no? Però tu stai fuori, così come tante altre coppie che da 24 a 12 coppie sono state eliminate e non sanno. Allora ecco perché ci vuole una valutazione a numeri, cioè sono 24 coppie, tu fai accedere le prime 12 coppie, ma con un punteggio, non con una crocetta anonima. Quindi ancora in certi ambienti si vota con sta crocetta, cosa che invece nelle gare del Gran Premio da tanti anni le coppie si votano con tempo, tecnica, stile. La coppia va allo scheding in segreteria, ritira il suo statino e vede come il giudice l'ha votato, vede se è andato fuori tempo, se ha tecnica, se ha stile. E da quella sua valutazione lui può correggersi, questo sarebbe sport. Con un criterio così il ballo potrebbe essere ammesso agli sport ufficiali, ma se ancora noi da 24 andiamo a 12 con un'anonima crocetta, competitore che spende una barca dei soldi e viene eliminato e non sa perché, cioè, ma che sport è questo? Tu vieni eliminato solamente perché il giudice, cioè quello ha ballato bene, quell'altro ha ballato meno bene, io ti metto una crocetta oppure ti metto la preferenza perché quello balla meglio di quello. Sì, vabbè, balla meglio, ma dove? Nel tempo, nella tecnica, nella postura, nei programmi di gara. Non ho mantenuto la posizione per tutto il ballo di gara. Vogliamo stabilire dei parametri di giudizio per eliminare queste coppie? Allora, se io... Ecco, sì, un attimo, il nostro a posto, siamo in onda, perché vedo che ogni tanto i nostri boom meter si spengono, allora penso che non siamo in diretta, no, invece siamo in diretta. E quindi allora, molte coppie ai quali abbiamo fatto questo ragionamento, poi dico, ma lo sapete che ci avete ragione? Ma non è, perché poi la ragione è degli stupidi, non è che ci abbiamo ragione, è un dato di fatto. Cioè, in uno sport devi dare un punteggio. La crocetta è anonima per una
espressione complicata come il ballo. Il ballo è complicato perché ha diversi parametri di giudizio. Innanzitutto il tempo musicale. Ci sono delle competizioni che abbiamo visto a livello promozionale che addirittura abbiamo visto vincere delle coppie che ballano fuori tempo. Lì è come un cantante che non canta a tempo, che non canta sulla battuta musicale. Oh ragazzi, un cantante che non canta sulla battuta musicale, che non sente tempo nelle orecchie. L'esecuzione del brano è pessima. È così il ballo, ecco perché è un'attività artistica, non è un'attività artistica, è complessa. Perché tu la prima cosa che devi fare è tenere il tempo rispetto agli altri sport. Perché il giocatore di calcio non è che deve tenere il tempo, quello deve è un lavoro di abilità. Il giocatore di altri sport, del saltatore in lungo, di colui che lancia il giavellotto, del lancio del peso, e lì c'è una valutazione numerica della sua prestazione. Quindi il ballo, per essere sportivo, occorre dare un inquadramento e dei parametri giudicabili con dei criteri chiari, non con una crocetta, con una preferenza da parte di qualcuno che dice quella coppia balla meglio di quella. Ecco perché poi succede che dice ma quello mi hanno buttato fuori e nemmeno mi hanno guardato. È vero, ma con un minuto e mezzo come puoi giudicare 24 coppie in pista o anche 12? Tanto è vero che nei campionati alcuni del coordinamento Roma il numero massimo delle coppie in pista è 5, perché 7 giudici o 5 giudici, avendo solamente in pista da guardare 5 coppie, in un minuto e mezzo riescono a dare dei punteggi. E proprio sempre ieri con questo altro organizzatore di gare con il quale mi sono confrontato ho detto ma così le gare durano, quanto durano? Se tu hai 50-100 coppie, e come si fa a solamente a giudicare 5 coppie? Faccio semplice, innanzitutto con tutti i mezzi che hanno i grandi board, le grandi federazioni, che ci vuole a fare tre piste, tabelloni elettronici, adesso la tecnologia aiuta, e tu fai ballare 5 coppie per volta su tre piste. Io ho le immagini televisive di quando andavo al palazzetto di Ariccia nel 99, che c'erano 200-300 coppie. Il palaghiaccio di Ariccia, molti maestri di ballo se lo ricorderanno, era diviso con tre coppie, pista A, pista B e pista C, e c'erano 25 giudici, c'erano 7, 8, 9 giudici per ogni pista. Allora, se si poteva fare 20 anni fa, non si può fare adesso che c'è l'elettronica, che c'è la possibilità, che ci sono più mezzi per farlo? Domanda. Perché anche se tu hai 200 coppie, a 5 coppie per volta, dividendo il palazzetto con tre piste, ha voglia, perché già tu con un minuto e mezzo tu fai ballare 15 coppie, un minuto e mezzo in 10 minuti, che ci vuole a far ballare 100 coppie? Cioè, questa è matematica, non è opinione, questa è matematica. Ora, il problema è politico, il problema è di cercare di far aprire certe mentalità in certe situazioni che sono incancrenite da tanti anni nel ballo sportivo. Ora, se si riesce a scardinare tutto questo meccanismo, ne giovano gli organizzatori delle gare stesso, che è quello che non si rendono conto, che noi non è che andiamo contro gli organizzatori, noi andiamo a favore degli organizzatori delle gare, perché in questo modo le piste, le vostre piste, le vostre gare di ballo raddoppierebbero. Stavo parlando con un altro organizzatore che mi raccontava che addirittura, perché in certe gare devono correre, le premiazioni nemmeno si fanno, vengono annunciati i nomi delle coppie, i numeri dei gruppi, poi vanno a bordo pista da una parte al reparto delle premiazioni e vengono premiati in sordina. Non vengono premiati pubblicamente perché la gara deve continuare, perché ci sono tante problematiche di orari, di affitto del palazzetto e quant'altro, altrimenti le gare durano fino alla notte, come una volta, forse. Però, si è mai visto uno sport dove la premiazione si fa in silenzio da una parte, non pubblica? Solo nel ballo si vedono queste cose, a me dispiace dirlo. Cioè, cosa c'è di più bello di uno sport che il momento della premiazione?
Avete visto come nel calcio si alza la coppa insieme al capitano, dice vabbè ma lì sono due, qui sono tante, come si fa? E devi trovare in modo e tempo una location, un corner, come si dice, un angolo del palazzetto, della sala, di quello che volete voi, per creare a parte appositamente una premiazione. Certuni danno il sacchetto di coppe, vattene via. Cioè, queste sono situazioni che non fanno crescere il settore, no? E quindi ecco perché bisogna fare informazione non più su chi organizza il ballo, su chi insegna il ballo, ma sul semplice ballerino, a far aprire occhi e orecchie. Guardate signori, voi per tanti anni vi è stato fatto questo, ecco perché, e ve lo annuncio pubblicamente, si sta costituendo un sindacato con avvocati, con persone qualificate che possano tutelare le esigenze del ballerino. E questa è una notizia che vi do in anteprima. Come c'è il sindacato della scuola, c'è il sindacato dei lavoratori, ci sarà a breve degli avvocati che si sono messi insieme, un pool di degli avvocati che faranno un sindacato a favore delle problematiche del ballerino e del ballo sportivo. Quindi per tutti quelli che dicono eh no, tu devi venire a ballare solo da me, non puoi andare dalle altre parti, no, questo non so, se viene fatta un'obiezione, io sono stato eliminato, ma vai lì alla gara, ma mi fate vedere perché io sono stato eliminato rispetto a quell'altro, lì poi voglio vedere poi, no? Perché poi attenzione, guardate che diventa un contratto poi tra chi organizza e il ballerino. La gara, quando c'è la parola gara, è come se si stabilisce un contratto da chi offre la competizione e chi partecipa alla competizione. Io stavo parlando con degli avvocati, mi sono messo le mani ai capelli. Qualche volta se noi andiamo veramente nello specifico della normativa di quello che sono le competizioni, passa la voglia di organizzare le competizioni di ballo. Ora, senza arrivare a tanto, basterebbe prendere coscienza che nel mondo del ballo da gara ci sarebbe da azzerare proprio tutto e riscrivere tutto. Però poi ci sono federazioni internazionali, federazioni di quello stato, di quell'altro stato, che vanno poi a creare accordi con altre federazioni italiane e quant'altro, si creano così dei connubi di lavoro, occasioni di lavoro che poi diventa difficile scatenare, no? Però piano piano, ecco, se voi cominciamo piano piano come stiamo facendo da anni, ma adesso saremo più ficcanti nelle prossime puntate con la controinformazione, magari ecco poi come promesso, adesso passato il terremoto, passate le bufere di questi giorni, riorganizzeremo meglio la trasmissione e porteremo in diretta magari questi titolati, questi avvocati, queste persone che vi diranno come è inquadrato il ballo, che vi daranno anche dei consigli, perché una trasmissione come la nostra di controinformazione deve avvalersi non solamente del grillo parlante, che è il sottoscritto che vi dà queste opinioni personali opinabili per il sentito di in giro, per i confronti, per le riunioni che si svolgono sovente fra tutti questi enti, fra anche noi stessi che facciamo parte di enti, e io personalmente vi racconto quanto emerge da questi incontri, ma soprattutto quello che è proprio a livello normativo, da persone che tutti i giorni operano e lavorano attraverso testi, attraverso strutture, attraverso associazioni, attraverso le loro cariche di avvocati, di commercialisti e quant'altro, che si occupano di associazionismo sportivo, di competizioni, di tutela dei consumatori e quant'altro. E questo quindi è quanto noi prospettiamo di portare come linea editoriale di Musicando il Ballo in Radio a partire dalla prossima, dal prossimo anno, vediamo se da subito o prima di Natale o subito dopo le feste, con una nuova programmazione del ballo in radio proprio specifica per queste argomentazioni. Torniamo però alle cose più da balera, più semplici, e cominciamo quindi a fare pressione nel dove è più facile attecchire, dove nelle balere. E attraverso questa idea, visto che abbiamo la fortuna anche da tanti anni, dal 98, di essere i primi per le lezioni di ballo televisive, si è pensato di fare qualche cosa di al volo, così non è fatta bene, perché ancora
ne vorremmo fare un'altra di lezione di ballo di valsa brillante ancora più completa. O se voi andate a cliccare, quindi scorrete adesso, cominciamo a fare, a dare qualche riferimento più serio a chi ci sta ascoltando, più senso voglio dire, più visivo, quindi che quello che io vi ho esposto a parole lo potete constatare adesso direttamente con le immagini. Andate nel club Amici di Musicando su Facebook, scorrete, c'è lezione di ballo, vi ho letto, ci cliccate dentro, vediamo se si ascolta. Musicando il ballo in TV. Non so se sentite. Oh, sentite basso, perché io lo sento basso. E qui c'è, prima in questa lezione che sta scorrendo, c'è il maestro Armando Marcelli, che è lui il promotore di questa idea, insieme anche a noi del ballo in TV, di cercare in qualche modo di far comprendere che, a nostro avviso, se, opinione personale opinabile, è meglio togliere il liscio unificato e mettere il brillante, e poi aggiungere per le categorie superiori d'eccellenza il quarto ballo, il foxtrot, con delle figurazioni di ballo da sala, altre figurazioni un pochino più elaborate. E questo poi, una lezione di foxtrot sarà esposta da Musicando il ballo in TV, io penso nella prima settimana di dicembre riusciremo anche a presentare la lezione di foxtrot da gara, che poi è molto semplice per chi ha praticato il ballo da sala, che è una disciplina che si balla principalmente nel sud Italia, non dovrebbe avere problemi. Ora, messo Marcelli qui in questo prologo, ha esposto le motivazioni, un po' è quello che vi ho raccontato io sommariamente in questo intervento. Subito dopo è passato alla spiegazione, adesso io la sto vedendo insieme, così ve la commento. A parte quello che è il pagare, ma è la lungaggine che ci vuole per poterlo fare. Sentiamo un po'. Perché ci sono movimenti contrari, è una tecnica diversa da quello che può essere il ballo e il valzer brillante. Dunque abbiamo davanti due cose che sono nettamente diverse. È una qualità molto più superiore di ballo, che sta bene nelle danze standard, ma non nel liscio. Quindi più o meno quello che vi ho esposto io poco fa nell'intervento. Quindi andiamo avanti in questa lezione che sta già ottenendo, ripeto, buoni cliccaggi, con tutto che non l'abbiamo pubblicizzata abbastanza. Allora, si comincia con una figura molto semplice che si chiama il pendolo, quindi spostarsi lateralmente con la coppia con tre passi, compiendo un programma di 18 passi. Quindi questa figura che molti sicuramente addetti ai lavori come me conoscono è quella del pendolo. Ecco, svolgere questo pendolo, attenzione, senza pendenze, quelle famose pendenze del valzer viennese, senza quei movimenti contrari, solamente in maniera dritta, quindi avendo postura eretta, ballando, per darvi un'idea, sullo stile romagnolo, quindi postura eretta, ballare proprio come perno centrale, essendo un perno centrale, ballando in maniera dritta. Quindi questa è la prima figura, che è il pendolo. Dal pendolo poi si possono effettuare i famosi tre passi di cambio, e questi servono poi per poter effettuare o il giro destro oppure il giro sinistro, che si chiama giro a rovescio. A noi piace mettere la A perché dice giro a dritto, giro a rovescio. Tanti omettono la A, ma comunque è la stessa cosa, questa è una sottigliezza nostra personale, perché io giro a dritto, io giro a rovescio. Allora, quindi dopo i tre passi di cambio è possibile effettuare per un programma fino a terzo livello si può fare per esempio il giro destro. Dopo altri tre passi di cambio, se magari andiamo in categoria più elevata, magari un primo livello che è più elevato, allora possiamo effettuare il giro a rovescio. E qui c'è una figura che sicuramente conoscete, è l'incrocio dei piedi, una volta per l'uomo e una volta per la donna, alternativamente. Somiglia, è quasi una sorta di top, no? Ricorda vagamente il top del rumba, del ciaccio, eccetera. Più o meno viene su quello stile là, anche se qui ovviamente camminiamo girando. E poi ricomincia il programma di gara, quindi è molto semplice. Per cui noi abbiamo pensato, col giro destro, pendolo e passi di cambio, fino al terzo livello. Categoria di eccellenza, inserire il giro a rovescio, che è un pochino più complicato.
E questo per quanto riguarda il programma da gara del valzer brillante. Poi è chiaro che da qui ogni maestro di ballo lo può arricchire, però l'importante è che si tolgono quelle movenze che ricordano il viennese, quei movimenti contrari, le pendenze e quant'altro. Quindi deve essere un ballo sullo stile romagnolo, anche perché la musica del brillante è molto più veloce, stiamo sulle 65, addirittura arriviamo anche a 70 battute minuto primo. E allora dobbiamo essere veramente veloci nell'eseguire il programma di gara. Questa lezione quindi ve la potete visualizzare o se andate sul club Amici di Musicando, oppure semplicemente, tanto tutti avete internet, su Google scrivete valzer brillante da gara, andatela a vedere questa clip, ce n'è due o tre. Voi andate a trovare quella dove si vede la coppia intera nella figura della clip. Ecco, c'è una figura intera dei ballerini, del maestro Armando con la sua ballerina, interamente, perché ce ne sono 3-4 clip di valzer brillante, ma l'ultima è proprio questa, lezione di ballo, valzer brillante da gara. E quindi questa è la prima cosa da fare. Poi il problema, per chiudere questa parentesi dedicata al ballo da gara, è quello di inserire nel liscio questo quarto ballo, ma solo per la categoria di eccellenza, quindi per il primo, secondo e terza categoria, che sarebbero i livelli, ecco, noi in Fibes chiamiamo categorie, prima, seconda e terza categoria, abbiamo diciamo solamente il valzer brillante. Poi per le categorie superiori, che sono una categoria di possiamo dire che può essere di intermezzo, per chi poi vuole fare le competizioni di CBA, da C non c'è più, di B1, B2 e quant'altro, ecco, abbiamo cominciato a inserire questo quarto ballo. E noi crediamo che da tutto questo ne trae giovamento anche la balera, anche il sabato sera, perché sono balli molto 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 semplici. Sono due balli nuovi che i maestri di ballo possono insegnare, quindi fare altre lezioni, avere nuova linfa per le loro scuole. Invitiamo anche coloro che ballano in gruppo, i maestri che insegnano solo balli di gruppo, provate a prendere questa clip e io penso che nelle vostre scuole, anche se avete tutti i balli di gruppo, avete un uomo e una donna, una dama e un cavaliere, accoppiateli insieme magari per una prova e provate a fargli ballare sto valzer brillante. Io sono sicuro che poi, quando il sabato sera andranno in balera a divertirsi e l'orchestra attacca il valzer, perché ogni tanto qualche orchestra lo fa il valzer tradizionale, io sono sicuro che queste persone si alzano in piedi e cominciano a ballare. Ma questo è un successo per rivalutare il ballo da gara e anche il ballo del sabato sera. E devo dare anche un'altra spiegazione perché si è pensato di mettere il quarto ballo. Perché durante l'estate, insieme ad altri colleghi, col maestro Marcelli e quant'altro, siamo andati nella zona di Terni, verso il centro d'Italia, andando verso la Romagna, e abbiamo visto che durante le serate danzanti le orchestre ovviamente fanno il mazurka, fanno il polka, fanno il valzer, questo brillante, fanno il valzer romagnolo e quant'altro, e fanno parecchio foxtrot. Ci sono molte coppie, piste piene nelle piazze, nelle feste di piazza, nelle sagre, che non fanno altro che ballare foxtrot, mazurka. Abbiamo detto, vedete, allora il liscio alla fine è questo. E perché in competizione? Perché in gara noi dobbiamo omettere il foxtrot, che si ballava come ballo da sala, perché i maestri e le coppie dicono, vabbè, ma se balla qui step, ma è un'altra elaborazione, è un'elaborazione molto più ampia del foxtrot, lo sapete, no? Più o meno, ecco, si fanno le greche, si fa il giro spin, che lo si fa anche nel quick step. Però innanzitutto c'è la velocità, che nel quick step è diversa. Le figure sono molto più elaborate, sono più complesse. Invece il foxtrot sta bene nel liscio. Tanto è vero che nel centro Italia, nella Romagna, anche in Liguria, anche in Lombardia, ballano i foxtrot, ballano nel liscio. E loro lo chiamano liscio il foxtrot. Allora, sto ballo da gara, vogliamo equipararlo, prendere spunto da quello che la gente in modo popolare balla?
allora solo così possiamo rivalutare il ballo da gara. Le scuole si cominciano a riempire, anche le competizioni, anche gli organizzatori di gare ne avranno giovamento se utilizzano queste nostre idee. Sono chicche, sono cose che noi stiamo provando nelle nostre gare già da qualche anno in maniera sperimentale, e la gente risponde. Le coppie sono contente, dicono: ma io vado il sabato sera e mi diverto pure, vado alla festa di piazza, alla festa dell'unità, e quando l'orchestra attacca io le ballo, che cosa che prima non ballavo. E quando le coppie ci dicono questo, per noi è una vittoria, ci sentiamo soddisfatti, vuol dire che le nostre idee trovano applicazione poi nella realtà, solo quello è. Ma tutta questa manfrina, tutta questa politica, tutta questa giostra, tra virgolette, come dicono a Roma, questo spendere parole, fiumi, fiumi di parole, serve solo per far crescere il ballo. Perché il ballo da gara, il ballo da competizione, è troppo vetusto, è troppo arcaico, è troppo chiuso. Ogni tanto esce fuori qualcosa, ecco, per esempio negli anni passati è venuta fuori il caraibico, è venuto fuori il baciata, e col baciata si è cominciato ad avvivare anche il settore caraibico. Prima si ballava solo il salsa, poi venne il merengue, si faceva il salsa e il merengue, poi è stato inserito il baciata, poi adesso il kizomba, qualcuno adesso comincia a mettere il kizomba dentro, poi qualcun altro si inventerà qualche altra cosa. Allora, se in questi stili più latinoidi l'innovazione viene presa subito, mi spiegate una cosa che io non capisco, se qualcuno mi telefona me lo dice: ma perché nelle altre discipline c'è tutta questa chiusura, come nel liscio, quando abbiamo cominciato a dire no, brillante no, perché noi già facciamo il liscio unificato, è bella cosa, complimenti. Cioè, io non riesco a capire perché questo mondo del ballo così vetusto, così arcaico, e sta producendo questi risultati, che abbiamo solamente i settantenni che ballano, il liscio non balla più nessuno. E non vorrei ripetermi, per cui credo di essere stato chiaro. Ora, qualche secondo di brano musicale, così mi prendo un bicchiere d'acqua, così chiudiamo anche la trasmissione con gli argomenti finali che ho messo, che ho inserito, voglio dire, nel palinsesto come argomentazioni della puntata 83 di oggi. A tra poco.
da queste note avrete riconosciuto il ritmo di un limbo, e voi ballate a gruppo giustamente, e va bene così. E adesso siamo pronti per la fase finale della nostra trasmissione e chiudiamo l'argomento del ballo da gara, del ballo del sabato sera, e torniamo a parlare delle competizioni di canto. E perché abbiamo scoperto che l'Italia è dei canterini oltre che dei ballerini, ci sono molte persone che cantano. Non possiamo rispondere all'altra linea che sta suonando, vabbè, tanto siamo in diretta, dice che sto è il bello della diretta, anzi è il brutto perché abbiamo un'interferenza in questo frangente. Allora, cari radioascoltatori, quindi stavo dicendo che ci sono molti locali che anche balere, mi sono accorto che nei giorni che loro dicono così marginali, che sono giovedì, venerdì o qualche volta anche la domenica, organizzano serate di canto dove portano magari i loro clienti o clienti trovati anche ex novo a cantare, a realizzare queste competizioni. Sono veri e propri, magari poi, come possiamo dire, dei karaoke un pochino più arricchiti, no, per quanto riguarda le gare. Spesso in alcune occasioni che io ho visitato lasciano un po' a desiderare proprio sotto il profilo dell'organizzazione, altre situazioni invece sono molto carine. Tra queste, quelle dove noi cerchiamo di avere anche delle giurie anche qualificate. Per esempio, io un paio di domeniche fa sono stato al fianco con un personaggio che militava in un gruppo degli anni 70, il famoso complesso musicale dei Profeti. Vicino a me al tavolo in giuria ho avuto Joe, il bassista dei Profeti, che ha grandi esperienze musicali, proviene dalla capitale della musica, che è Milano. Siamo stati veramente per tanto tempo a parlare, a ricordare questi fasti. Io poi non sono solito, a me non piace farmi le foto con l'artista e postarle lì. Sapete che molti si fanno la foto con l'attore, con l'artista, col cantante, poi le postano su Facebook. A me piace poco. A me piace raccontarvi poi quello che è vero, anche perché poi c'è più fantasia, no? Anche perché dall'altra parte qualcuno potrebbe pensare: ma sarà vero quello che ci dice il Mantineo, oppure non è vero, lo sta dicendo apposta? No, chiedo lì, ovviamente lo saprà, perché no, c'è un filmato comunque, se andate su The Ceiling Champion Show, è strana sta cosa qui, no? È un concorso che si fa, si era fatto ieri alla Dispoli, poi c'è stato il nubifragio e quindi è saltata la serata. È un concorso canoro molto particolare, bello, si chiama The Ceiling Champion Show. Andate su Facebook e lo trovate, c'è regolamento. Ecco, in questo concorso qui, due settimane fa, c'era questo personaggio, poi altre settimane altri cantanti in giuria, eccetera, e tra i quali ci sono anche io. E abbiamo visto che, per esempio, ecco, queste sono abbastanza qualificate. Altre situazioni qualificate dove mi chiamano qui nella zona del Viterbese, e vi do adesso un calendario di appuntamenti di novembre e dicembre, dove tutti coloro che piace cantare, io vi invito per una volta perlomeno a venire, perché se mangia bene, se spende poco, se canta, ci sono i premi, giurie qualificate, insomma, se volete un qualche cosa di carino e di simpatico, venite a provare, non costa nulla. Poi se non vi piace non ci venite più, no, è normale come tutte le cose, però se uno non prova. Allora, sabato 12 novembre saremo da McBennis, questo locale che si trova a Capranica di Viterbo, sulla via Cassia, proprio a Capranica, proprio sulla strada, proprio sulla Cassia. Appena arrivati a Capranica c'è questo locale, lo conoscono tutti, si chiama McBennis. Saremo lì per questa serata di canto. Il 19 poi novembre saremo a Vasanello, nuovamente provincia di Viterbo, Vasanello vicino Orte. Torneremo alla pizzeria Le Piane, dove siamo stati bene un paio di sabati fa. 26 novembre torneremo all'Acqua Park di Fontevivola. Il 10 dicembre ancora a Fontevivola. Il 15 di dicembre, martedì, c'è la festa della radio alle 17.30. Questo è al Prenestino, per fortuna a Roma è vicino. Noi che siamo di Roma, che trasmettiamo da Roma. Poi il 17 dicembre torneremo all'Acqua Park di Fontevivola. Sono tutte serate di canto, artistiche e divertimento, giurie qualificate. Noi ci siamo divertiti tantissimo. Sabato scorso abbiamo avuto la cover di Celentano, che ce ne sono tante, ma questo è straordinario.
Tony Caporale muove il labbro come lui, molleggia come il mitico, tant'è vero che riceve applausi, complimenti, foto, autografi. E poi quindi nel corso delle prossime volte porteremo altri personaggi, faremo anche delle gare di competizione di cover, quindi seguiteci. Per seguire il tutto basta essere informati attraverso questo sito, andate su Facebook e scrivete Gruppo Luna, oppure sempre su Facebook Gruppo Pubblico Amici di Musicando. Adesso siamo veramente in chiusura, volevo salutare le persone che hanno cliccato i nostri banner, che rispondono ai seguenti nomi. Andrea Mireti, grazie Andrea per il click. Questo qui, guarda, c'ha Mercedes, Kia, Ferrari, Forti, e quanti cognomi hai? Ciao. Vabbè, poi salutiamola, salutiamo anche Gabriella Di Filippo che ha messo il mi piace. Mi piace anche da parte di Maria Grazia Pastoris, Mario Aquilani, che è il direttore della pizzeria Le Piane a Vasanello, che è diventato amico, qui ci clicca sempre. Quindi ecco, torneremo da Mario il 19 novembre, saremo nuovamente da te. Oh, la maestra Iris Tucci, grazie maestra, con la Somblera Fitness. A proposito, con la maestra Iris porteremo la Somblera anche a Roma con dei nuovi stage di stage, no? Di aggiornamento, per far conoscere questa Somblera Social Fitness che sta spopolando nel sud Italia. Per conoscere meglio sta Somblera, andate su Google, digitate Somblera Fitness, ok? E informatevi, perché dopo, quando qui la faranno tutti, voi siete indietro e vi mozzicate le mani, come per dire, ma se io davo retta al Mantineo, che lui da 2 anni sta parlando di sta Somblera Fitness, se io gli davo retta, a quest'ora avevo aperto un corso di Somblera anch'io. Invece voi siete capoccioni, voi fate kizomba, va bene così, perché serve anche quello. Andiamo sulla pagina. Fatemi scrivere in tempo reale Club Amici di Musicando. Vediamo gli amici che ci hanno cliccato questa sera, che sono. Oh, qui hanno solo visualizzato 9 persone, per cui non li salutiamo. Io voglio il mi piace, I like. Qui ha cliccato Maria Grazia Pareti. Oh, Domenico Travaglini, il maestro di ballo. Poi Alex Giovannetti, Maria Grazia Pareti e la ballerina Martina Cencia. Poi altre 38 persone hanno visualizzato qui. Altre 70 persone hanno visualizzato qui il premio che riguarda il trofeo creatività coreografica. Vediamo un po', sono curioso di vedere quanti hanno cliccato il valzer brillante. Solamente sono abbastanza per averlo pubblicato così, senza nemmeno pubblicità, sono già 51 con una giornata, penso che va bene, insomma. Poi lo posteremo sugli altri canali e quindi andremo ai soliti 5.000 10.000. poi auguriamo per voi che riusciate a comprendere che insegnare e modificare questo liscio porterà al lavoro per tutti. Ecco, questo è il nostro obiettivo, cercare di fare lavorare tutti. Noi crediamo che attraverso questa riforma del ballo, a partire dalla cosa più semplice, che il liscio, porterà nuovamente lavoro per tutti. Questa è poi la cosa più importante. Amici, grazie veramente per l'attenzione. Vorrei chiudere qui il programma di stasera, ringraziarvi per gli ascolti, per i cliccaggi. Torneremo puntualmente giovedì in replica su RDA Radio 1. Cercheremo poi di avere tempo e di tornare alle dirette telefoniche, magari avere più contraddittorio con gli operatori del ballo, della danza, con altre attività socioculturali che ci daranno informazioni. Vorrei tornare anche a parlare delle arti marziali, del sociale, di altre situazioni, diciamo, importanti e collaterali a quello che sono il ballo sportivo. Quindi faremo tutto questo a partire da lunedì prossimo nella puntata nuova su Stappa Radio. Grazie veramente per l'attenzione, gli appuntamenti già li sapete. E che dire, ballate, 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 e sto valzerino, ballatelo il sabato, cominciamo dal sabato sera, poi sono 4 passi, se vedete la lezione del filmato è facilissimo. Grazie veramente, alla prossima settimana con il ballo in radio, arrivederci e buona serata a tutti. Ma che, già è finito un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni.
Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta. Torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stappa Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla. Alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. Questa è Radio Staff. Si torna al passato. Che si sappia in giro. Ehi, non ci lasciare.